Buonasera a tutti i nostri telespettatori e bentornati al consueto appuntamento con l'informazione locale su Radio Telepiano Parma in collaborazione con TG Parmense. Quarta edizione di Open to Work, svoltasi a Borgotaro sul lungo viale Bottico. Evento organizzato dal servizio Informa Giovani Taroceno in collaborazione con l'Istituto Superiore Zappafermi e High Tech Farm, rivolto alle classi quarte e quinte. E a tutta la cittadinanza. Vediamo com'è andato con il servizio di Monica Pellerano. Siamo qui a Borgotaro, in Viale Bottego, per la quarta edizione dell'Open to Work, con tanti stand di aziende locali, di enti di formazione, università, realtà aziendali, insomma, del territorio della Valtaro e della Valceno. Come servizio Informa Giovani Taroceno, di Consorzio Fantasia, siamo appunto giunti alla quarta edizione in collaborazione con High Tech Farm e in questa particolare edizione con il Comune di Borgotaro che ci ha ospitato e aiutato nella realizzazione di questo evento. Tante sono le aziende presenti, i ragazzi dell'Istituto Zappafermi di Bedogno e Borgotaro, nello specifico le classi quarte e quinte, che avranno la possibilità per tutta la mattina, di chiedere informazioni a tu per tu, appunto con le realtà del territorio, gli enti di formazione e l'università. Un'opportunità davvero bella e importante per loro per iniziare a costruire passo dopo passo il loro futuro del mondo del lavoro. È un momento in cui i ragazzi, ma anche la popolazione, nella cornice di Viale Bottego possono incontrare le aziende del territorio, non solo della Valtaro, ma anche della provincia di Parma, un momento in cui scoprire di cosa si occupano, quali sono le posizioni aperte e perché no, l'obiettivo principale è quello di permettere di trovare un lavoro. Questa è la prima edizione a Borgotaro e sicuramente partiremo da qui per creare altri eventi ancora più grandi e ancora più interessanti. Continuano i servizi effettuati dai carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, che alcuni giorni fa hanno effettuato controlli a vari allevamenti dislocati sul territorio provinciale, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro irregolare. Al termine delle ispezioni presso un allevamento della provincia, un operaio è risultato privo del previsto contratto di lavoro. Pertanto, all'imprenditore sono state combinate sanzioni per circa 4.300 euro. L'attività di vigilanza dei carabinieri nel settore dell'allevamento equino proseguirà anche nei prossimi mesi, al fine di ridurre il rischio per i lavoratori e assicurare il rispetto dei loro diritti e l'applicazione delle norme giuslavoristiche e sulla sicurezza. Al 57esimo concorso nazionale corale di Vittorio Veneto ha partecipato anche il coro Fuori dalle righe di Borgo Valditaro, con il loro programma dal titolo Il fiore dente di leone. Direttore Maria Vittoria Primavera, vediamo di più nel nostro servizio. Il secondo coro ad esibirsi per questa categoria è il coro Fuori dalle righe di Borgo Valditaro. Direttore Maria Vittoria Primavera, presentano un programma dal titolo Il fiore dente di leone. Buon ascolto. Il coro Fuori dalle righe, diretto da Maria Vittoria Primavera, ha recentemente partecipato per la prima volta al prestigioso concorso nazionale di Vittorio Veneto. Conosciuto per la sua alta competizione e la qualità dei partecipanti, il concorso rappresenta un punto di riferimento per le corali italiane. Per accedere alla selezione, il coro ha dovuto superare diversi passaggi importanti ed impegnativi, presentando infine un progetto che legava i brani proposti con un tema coerente e significativo. Il progetto, intitolato Fiore, Dente di Leone, prende il nome dal logo del coro stesso, un soffione, simbolo di forza, speranza e fiducia. Questi valori sono fondamentali per il gruppo e si riflettono nelle loro esibizioni. Il repertorio presentato includeva brani come You Got a Friend e True Colors, che parlano di amicizia, unione e il coraggio di mostrare se stessi.
Moon River, eseguito a cappella, rappresentava il viaggio personale che ognuno di noi compie nella vita, mentre Let the River Run simboleggiava la riflessione, la crescita personale e la trasformazione. Essere selezionati per partecipare a un evento così importante è stato un traguardo significativo per il coro Fuori dalle Righe. Danila Leoni, una delle coriste, ha dichiarato: «La partecipazione è stata per noi già una grande vittoria. È stato un riconoscimento dei nostri sforzi e anche se non ci siamo classificate, abbiamo portato a casa una vittoria personale splendida che rimarrà sempre nei nostri ricordi». La competizione ha visto la partecipazione di corali suddivise in 6 categorie, dai bambini ai giovani fino ai canti tradizionali popolari. È stata un'esperienza unica di apertura verso altre possibilità corali, ha aggiunto Danila. Il nostro sogno sarebbe quello di poter costruire un coro giovanile e addirittura un coro di voci bianche. Per realizzare questo sogno, il coro necessita di una logistica adeguata, un luogo dove poter accogliere i coristi e fare le prove, oltre ad un supporto economico. Chissà, conclude Danila, lasciando spazio alla speranza, che la loro passione per la musica possa trovare nuovi sbocchi e opportunità. Con determinazione e spirito di gruppo, il coro Fuori dalle Righe continua a coltivare il proprio sogno, dimostrando che la musica è un viaggio di crescita e condivisione capace di unire e di ispirare. Lamentela da parte del consigliere comunale Fabio Del Grosso, perché è stata impedita la proiezione di un film documentario della guerra in Ucraina, violando così la libertà di informazione. Vediamo di più. Vorrei segnalare un episodio che lede il diritto costituzionale, precisamente all'articolo 21 sulla libertà di informazione per la popolazione italiana. Episodio che è successo, voglio ricordare, il 25 maggio a Borgo Valditaro, presso l'Auditorium Mosconi, dove è stata negata la possibilità di videoproiettare un documento, un film documentario dal titolo Donbass ieri, oggi e domani, sulla storia della guerra in Ucraina. Inoltre vi era anche la possibilità di interagire con un giornalista italiano inviato di guerra sul posto. Come mai, viene da chiedersi, vi è la censura su questi argomenti? Si vede che a qualcuno dà fastidio il fatto che si possa avere un'opinione diversa sulla storia della guerra in Ucraina, ma bisogna avere una sola opinione, quella che viene riportata dalle TV nazionali, dai giornali nazionali, cioè il pensiero unico. Questo rappresenta, secondo me, un episodio gravissimo di violazione di un diritto riconosciuto dalla Costituzione italiana, che evidenzia un periodo di censura, oscurantismo tipico dei periodi bui dell'umanità, che noi italiani abbiamo attraversato, ma si vede che non ce li ricordiamo più. Inoltre, questo potrebbe rappresentare un boomerang per chi ha voluto interrompere questa videoproiezione, perché potrebbe rappresentare una molla che rende ancora più diffuso questo tipo di documentario. Quindi potrebbe essere un boomerang. Grazie per l'attenzione. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Salso Maggiore Terme, a conclusione di un'attività di indagine avviata a seguito del furto con destrezza subito da un anziano signore del luogo, hanno individuato e denunciato una giovane donna, quale presunta responsabile.
Il furto è avvenuto nel parcheggio di un supermercato, mentre l'uomo, un 80enne, era intento a caricare le buste della spesa della sua auto. La giovane, una 23enne straniera, si è avvicinata ed è riuscita a sfilare il portafoglio dalla tasca dei pantaloni, allontanandosi senza che la vittima si accorgesse di nulla. Se ne accorse solo in un secondo momento e l'uomo si rivolse ai militari di via d'acquisto. I carabinieri, ricostruiti i movimenti della vittima ed acquisite le immagini dell'impianto di videosorveglianza del supermercato, grazie alla visione dei fotogrammi delle telecamere del parcheggio, sono riusciti ad identificare la donna, con numerosi precedenti per reati compiuti con il medesimo modus operandi, che, fatto salvo il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stata denunciata alla Procura di Parma perché è ritenuta responsabile di furto aggravato. Un 84enne si è rivolto ai carabinieri di Monticelli Terme, convinto di essere stato truffato, ai quali ha raccontato i fatti e sporto formale denuncia. Dalla ricostruzione dell'episodio, i militari hanno capito che l'uomo non era stato vittima di una truffa online, ma di una vera e propria frode informatica. Una prima distinzione è che nel reato di truffa l'attività fraudolenta riguarda la persona, mentre nella frode il target è il sistema informatico del soggetto passivo del reato. Essa richiede l'alterazione di un sistema informatico, oppure l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti. L'84enne è stato contattato da una donna, dai modi gentili e premurosi, che lo ha convinto ad installare sul cellulare un programma che sarebbe stato in grado di fargli recuperare i soldi persi in passato. Una volta installato il programma, il gioco è stato fatto. Nel giro di poco tempo il cellulare si è bloccato e per riattivarlo è servito a digitare un PIN. Ma la riattivazione del cellulare, ecco che dal conto corrente dell'ignaro signore è partito automaticamente un bonifico di 3.000 euro, nonostante la mancanza della sua preventiva autorizzazione. Le successive indagini e gli accertamenti eseguiti hanno permesso ai militari di identificare la titolare sul quale era transitato il bonifico e, raccolti significativi elementi probatori a carico di una 46enne, fatto salvo il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stata denunciata alla Procura di Parma perché è ritenuta la presente autrice della frode informatica. Il nuovo decreto Autovelox. Vediamo quali sono le nuove norme, risoluzione, regole per i neopatentati e i nuovi limiti. A voi il servizio. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto decreto Autovelox, con nuove norme su installazione e utilizzo dei misuratori elettronici della velocità sulle strade. Il decreto riguarda diversi punti, dalle nuove regole per i neopatentati alla stretta sull'uso dei cellulari alla guida, dai bollini alcolock ai nuovi obblighi per chi viaggia in monopattino, come casco, assicurazione e indicatore di direzione. La novità più rilevata è il divieto di installare autovelox sotto i 50 km orari nei centri abitati. La postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato per quel tipo di strada e comunque non inferiore a 50 km orari. Sembra essere questa la reazione del governo alle amministrazioni locali che hanno adottato il modello Città 30. I controlli saranno possibili solo con una pattuglia di vigili davanti a scuole e ospedali. Ad esempio, se in una strada provinciale c'è il limite dei 90 km orari, si potranno installare autovelox per rilevare multe a chi supera i 70 km orari. Le installazioni dovranno essere segnalate almeno 1000 metri prima sulle strade extraurbane, 200 su quelle urbane a scorrimento e 75 sulle altre strade. Fuori dai centri abitati ci dovrà essere almeno un chilometro di distanza tra il cartello stradale che indica il limite di velocità e l'autovelox. Sulle strade urbane, la distanza minima tra due installazioni deve essere di almeno 500 metri. I comuni per l'installazione hanno l'obbligo di avere il nulla osta da parte del prefetto, dovendo dimostrare che servono a limitare gli incidenti dovuti alla velocità. Gli autovelox sulle auto dei vigili, che dovranno essere adeguatamente riconoscibili, sono possibili solo se su quel tratto di strada non è possibile collocare postazioni fisse o mobili. Il decreto approvato lascia irrisolto il problema ribadito da una recente sentenza di Cassazione che ha ritenuto non valide le multe comminate da apparecchi non omologati, omologazione impossibile visto che mancano i decreti specifici. La situazione in merito è dunque ancora avvolta in un alone di grigio.
A seguito di un accordo di programma sottoscritto tra Comune di Fornovo, Ente Provincia, Innovation Farm e Istituto Carlo Migli, Gadda, ieri in Consiglio Comunale è stato approvato il progetto presentato dall'amministrazione provinciale di Parma per la demolizione e ricostruzione di un nuovo importante edificio, ex Palazzina del Custode su via Solferino, per la didattica nel plesso Carlo Emilio Gadda. Questa mattina le troupe televisive di Medias si sono recate a Salso Maggiore Terme per le riprese del programma Drive Up, in cui si parla di veicoli di recente produzione, nuove tecnologie motoristiche e storia delle automobili. La puntata andrà in onda il prossimo giugno alle 13.45 su Italia 1. Intervista al nuovo presidente di Federconsumatori Parma, eletto dall'Assemblea Generale dell'Associazione dei Consumatori, Johann Sebastiano Marzani. Vediamo di più insieme. Federconsumatori Parma ha un nuovo presidente. Si tratta di Johann Sebastiano Marzani, eletto ieri all'unanimità dall'Assemblea Generale dell'Associazione Consumatori. Prende il posto di Fabrizio Ghidini, chiamato a ricoprire un nuovo ruolo in Federconsumatori regionale, calorosamente ringraziato e salutato dall'Assemblea. Di origini bardigiane, classe 1951, politico e amministratore di lungo corso, Marzani ha avuto le sue prime esperienze in CGL, prima in zona Valtaro Valceno, poi come segretario provinciale dei tessili della Filtea CGL. Divenuto funzionario Inca, sempre in Valtaro Valceno, e dopo un'esperienza in CNA, è stato prima vice sindaco e poi, per due legislature, sindaco a Fornovo. Eletto vicepresidente della comunità montana Valtaro Valceno, ha infine ricoperto per 12 anni la presidenza dell'Interporto CEPIM. Ora, come nuovo presidente Federconsumatori Parma, con il suo ritorno alla casa madre, potrà mettere la sua sensibilità politica e amministrativa al servizio dell'Associazione di Consumatori, in una fase storica in cui Federconsumatori è chiamata a dare risposte e servizi su temi complessi e di stringente attualità, come ad esempio le tutele in materia energetica, bancaria, abitativa e molto altro. Marzani ha commentato come ritornare alle origini in questa nuova veste sia per lui motivo di orgoglio e un impegno a proseguire l'importante lavoro svolto in questi anni dall'associazione, in un momento e in un mondo che richiede sempre più risposte e protezione. Le notizie per oggi finiscono qui, ma noi ci rivediamo subito dopo la pubblicità con la seconda parte del nostro telegiornale. A tra poco, rimanete con noi. È arrivato a Borgotaro il nuovo punto vendita di Prima e Poi. In via Nazionale 13 vi aspetta con un'ampia scelta di biancheria intima, biancheria per la casa e molto altro ancora a prezzi imbattibili. 30 anni di esperienza al servizio dei clienti per soddisfare ogni tipo di esigenza. Prima e Poi lo trovi a Borgotaro in via Nazionale 13 e a Bedonia in piazza Plebiscito 4. L'amministrazione comunale di Bedonia organizza una raccolta porta a porta di elettrodomestici da rottamare, come frigoriferi, congelatori, lavatrici, televisori, computer, aspirapolveri e telefonini. La raccolta parte dal 10 aprile nel capoluogo e il 4 aprile nelle frazioni. I giorni di raccolta in tutto il territorio comunale sono pubblicati in appositi calendari e le informazioni possono essere richieste all'ufficio tecnico. Gli oggetti devono essere depositati la sera prima del giorno di raccolta. Le nuove cucine Lube le trovate esposte da Arredamenti Bertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgotaro in via Corridoni 38. Mora Noleggi a Fornovo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34.
Gruppo Optimitti, oltre 60 anni di attività a servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Optimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Optimitti, un gruppo che opera nell'ambiente per l'ambiente. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da Tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Vieni alla Baita di Borgo Taro per le tue serate speciali, cene di classe e intrattenimento. Si balla tutti i sabati sera con le migliori orchestre. La Baita Disco Club a Borgo Taro. Musica viva, gridiamo e viva, e di problemi no, non ci sono più. La puoi cantare, e anche ballare. La musica viva con noi. Vuoi ospitare una puntata dell'aperitivo del Parmense? Oppure vuoi parlare della tua attività e sponsorizzarci? Allora scrivici a comunicazione@optimitinetworking.com o chiamaci al 333-8424-031. Bentornati e benvenuti alla seconda parte del nostro telegiornale che si occupa di cultura, curiosità, arte e sport. E partiamo proprio da quest'ultimo con Cecilia Massari, una giovane campionessa di karate. La borgotarese trionfa nei campi di battaglia rappresentando al meglio la squadra ASD Karate Valceno Valtaro, accumulando un palmarès di successi senza precedenti a soli 23 anni. A voi servizio. Cecilia Massari, classe 2001, ha tracciato una straordinaria carriera nel karate, iniziando a soli 4 anni. Da allora ha dimostrato una passione e un impegno senza pari nel raggiungere i vertici della disciplina. Il suo debutto nei campionati italiani esordienti è stato fulgido, con una medaglia d'argento. Nel 2014 si è consacrata vice campionessa d'Italia esordienti, segnando l'inizio di una serie di successi. Dopo un bronzo nei cadetti e un quinto posto negli junior, ha affrontato una fase post-Covid che ha portato a uno stop temporaneo delle attività, ma nonostante le sfide, Cecilia è emersa nella categoria assoluti, debuttando nel 2021 con una vittoria. Nel 2022 ha colto il titolo di vice campionessa d'Italia nella categoria meno 55 kg, replicando il successo con due medaglie di bronzo nel 2023 e il 2024. Ciò che distingue Cecilia è la sua straordinaria capacità di bilanciare gli studi universitari con l'attività sportiva di alto livello. Attualmente studentessa al terzo anno di matematica, ha continuato ad eccellere anche nei campionati italiani universitari, vincendo l'oro per 3 anni consecutivi. Il suo talento è riconosciuto a livello internazionale con vittorie in competizioni come i World Games a Toledo nel 2018 e una costante partecipazione a gare internazionali in Europa. Oltre a Cecilia, la ASD Karate Club Valtaro Valceno ha formato altri talenti come la giovane Angela Boccacci, che a soli 12 anni ha già conquistato successi regionali e si prepara a rappresentare l'Emilia-Romagna nella fase nazionale del trofeo CONI a Catania. Nonostante sia una piccola società con soli 15 agonisti, la SD Karate Club Valtaro Valceno si distingue per la sua capacità di competere a livello regionale e nazionale, contribuendo alla formazione di atleti di eccellenza. In Emilia-Romagna, pensate, la società si posiziona addirittura tra le prime 4 su 50 e a livello nazionale tra le prime 50 su oltre 1500 società sportive, confermando il suo status di punto di riferimento nel panorama del karate italiano. Rimanendo in tema sport, domenica 26 maggio, in occasione della Giornata Mondiale del Bambino, nei campi di Mormorola si è svolta la giornata I Giovani e lo Sport. Tra gli eventi della giornata, un torneo di calcio a 5, con 6 squadre di associazioni sportive di bambini delle annate 2015, 2016, 2017. Le squadre si sono così classificate:
Al primo posto Varanese, al secondo posto Solignano Team 2, al terzo posto Bedognese, al quarto posto Solignano Team 1, al quinto posto Cervo Team 1 e al sesto posto Cervo Team 2. Non sono mancate attività ricreative con giochi, arte, letture e tante merende, preparate con amore dalla Proloco, che si ringrazia in quanto promotrice dell'evento. Un grazie anche al Val Mozzola, ASD e la CST di Parma. Ed ecco quali saranno i programmi che seguiranno il nostro telegiornale. Alle ore 20.40 la diretta di CG Fungo, alle ore 21.30 i confronti delle elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno 2024 del Comune di Tornon. Alle ore 22.30 protagonisti comunque, alle ore 23.15 Driver TV, alle ore 00 RTA Parmense News, alle ore 00.30 Balla che ti passa e all'1.30 Rivediamoli 1998. Ringraziamo tutti i nostri telespettatori che sono rimasti con noi anche questa sera, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 19 sempre sul canale 89. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata sempre con i nostri programmi.